È stata inaugurata a Polla Piazza Antonio Forte, una piazza ultimata dopo alcuni anni di lavoro, anche grazie ai fondi regionali, una piazza nel cuore della città, costruita anche dopo aver abbattuto una parte della scuola. Antonio Forte era un vescovo francescano, nato a Polla, operato in Avellino, di Areno Irpino, molto amato in paese. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del governatore Vincenzo De Luca. Ascoltiamo alcuni degli interventi a questa bella giornata che si è tenuta a Polla. Si inaugura una bellissima opera di riqualificazione urbana. Stiamo dal 2004, sono quasi 15 anni che era partita questa procedura, abbiamo dovuto recuperare fondi che erano stati quasi persi. Bene, oggi abbiamo un bel risultato. Ovviamente è un'inaugurazione a un uomo di fede, c'è quindi un particolare valore che assume questa piazza, che diventa, come dire, non solo una testimonianza per un vescovo che è stato presente e fortemente stimato nell'Aloidiano, ma anche per un messaggio di pace che viene dato alle giovani generazioni. Stiamo dando corpo a quattro progetti di valorizzazione delle aree interne nel Beneventano, in Alto Irpinia, al Cilento, nel Valloidiano, per contrastare fenomeni di spopolamento, di emigrazione giovanile. Investiremo qui nel Valloidiano oltre 17 milioni di euro. Saranno risorse orientate verso il mondo imprenditoriale, verso le giovani generazioni, il turismo culturale. Fra qualche minuto andremo a Pertosa ad avviare un altro bel percorso, come dire, di rilancio della spiritualità, dei valori religiosi in queste terre. Un evento legato al monachesimo, ai percorsi del silenzio, che si unisce ai percorsi dello spirito che abbiamo inaugurato lo scorso anno, unendo le certose della regione Campania, a cominciare la certosa di Padula. Insomma, c'è uno sforzo che stiamo facendo per evitare che queste zone bellissime si spopolino e per dare possibilità di vita e di lavoro alle giovani generazioni. L'emozione è tanta, anche la soddisfazione, perché in tutti questi anni ne abbiamo tante opere inaugurate e consegnate alla comunità. Questa forse è un'opera importante, anche perché c'era una grande attesa, data che i lavori sono andati un po' rilente per problemi di risorse che erano andate in perenzione. Grazie poi a questa nuova giunta regionale abbiamo ripreso i finanziamenti. È importante anche oggi, oltre a consegnare questa bellissima piazza alla comunità, anche perché l'abbiamo intitolata a una persona illustre di Polla, Monsignor Padre Antonio Forte, cioè un frate francescano pollese, una persona umile, maestro di tante generazioni di frati negli anni. E quindi c'è stata questa volontà del Consiglio Comunale, come è stata fatta per tante altre persone illustre della comunità pollese. Io penso che è dovere nostro far conoscere alla nuova generazione le persone che hanno onorato questa comunità, il loro valore, la loro memoria, in modo che le nuove generazioni la possono trasmettere nel futuro. Oggi è una giornata di festa, sì, perché finalmente abbiamo ridato dignità a questo luogo e abbiamo realizzato una piazza, quello che volevamo nel nostro centro storico, un luogo pubblico deputato alle funzioni pubbliche, al commercio, allo scambio di opinioni, alla socialità, all'aggregazione. Come è nata? L'idea viene già dalla vecchia amministrazione, dalle precedenti amministrazioni che nel tempo si sono succedute. Noi abbiamo semplicemente rispolverato quelli che erano i progetti già agli atti e li abbiamo un po' adeguati alle normative e ai tempi.